Giorno 6, si va a Tulum. Anche oggi sono in ritardo. Ovviamente ieri per spostarmi a Chichen Itza e oggi per andare a Tulum sto usando tour organizzati su Get Your Guide. L'ho preso ieri sera questo. E sono stracomodi, ti danno un punto d'incontro che è il pick up point. Questo qua, pick up point. Tu ti trovi qua, di solito presto nella mattina. Ti vengono a prendere, ti portano in giro, ti fanno la guida, ti danno da mangiare, tutto incluso. Ieri ho pagato $35, che ci sta. Oggi ho pagato 45, un po' di più. Però oggi è più lungo. Ci sta spiegando che se vogliamo utilizzare il bagno per fare la pipì va bene, ma se vogliamo fare la numero 2 suona una sirena in tutto l'autobus. Dall'autobus. Questi posti sono solamente trappole per turisti. Ci stanno facendo fare la sosta di 15 minuti al bagno. Bagno. E intorno ai bagni, ovviamente, con 10 minuti di fila, ci sono tutti questi negozi per turisti con souvenirs. Ma ovviamente con prezzi della Madonna, cioè prezzi altissimi, super occidentali, anzi molto più alti. Tutto ciò prima di entrare nelle rovine di Tulum. The guy with the monkey, just remember the name. The guy with the iguana. They charge you $20 per picture, the picture is not free. Questo chico, los danzantes, che tiene mono araña, si chiama Justin Bieber. Se stinky, guano, zapestoso, llueve por aquí. El iguana es un animal sagrado para los mayas. Fa più caldo di ieri a Chichen Itza. Qua stiamo salendo in cima al tempio principale di Tulum. E questo è il Mar dei Caraibi. Un po' sporco devo dire, pieno di alghe, però le palme, tutto l'ambiente intorno è bellissimo. In Tulum! Io e il gruppo Vacanze Colombiano stiamo tornando all'autobus, c'è il meeting point. Tra 5 minuti siamo in ritardissimo perché siamo ancora nel sito archeologico e dobbiamo farci 20 minuti a piedi. Però siamo tutti insieme, quindi non ho paura di perdere l'autobus come ieri. Questo posto è assurdo. Anche questo sito è costruito dai Maya nel 700, come ci cenizza ieri. Però è molto più scenografico perché è esattamente sul Mar dei Caraibi, da sul mare, quindi tu vedi questi posti con il mare dietro. Ok, siamo arrivati a Coba, che è un'altra cittadina maya in mezzo alla penisola dello Yucatan. Non mi ricordavo neanche che venissimo qua dopo Tulum. Io me la faccio a piedi, sono 2,5 km fino alla zona dei templi, mentre gli altri vanno con le bici o con i taxi. Però ovviamente prendere bici o taxi costa di più, quindi a me rimangono solamente 200 pesos, un po' meno di 200 pesos nel portafoglio, e non posso più cambiare altri soldi in banca perché sennò mi fanno pagare $14 alla banca, quindi sto cazzo, quindi mi devono bastare fino a domani. La nostra guida ci ha detto di non lasciare mai il sentiero perché ci sono serpenti del corallo, oddio, e altri serpenti velenosi, e nella laguna intorno ci sono i coccodrilli, quindi mai uscire da questo sentiero, mai uscire da qua, mai andare lì. Vabbè, ma in questo caso facciamo un'eccezione per vedere questa e usciamo dal sentiero. Wow, sassi. Comunque la sensazione di camminare qui in mezzo è come essere Indiana Jones e sto andando a scoprire i tesori dei Maya. Questa è l'unica cosa da vedere a Copa, che è la piramide in fondo al tragitto. Molto alta, sta per crollare, dentro è vuota. Adori Buzze. Ok, ce ne andiamo dal cenote, andiamo alla Praia del Carmen, che è l'ultima tappa del viaggio. Hola. Hola. Buona cerveza, gracias. È l'italiano. È la birra. La birra, gracias. Ok, siamo arrivati a Playa del Carmen. Staremo qua per un'ora a non fare niente, a farci comprare le cose, non lo so. Guarda, vedi che tambaglia qui? Non lo rompere.
Niente, abbiamo appena assistito a una rapina e l'hanno preso, l'hanno buttato per terra e hanno chiamato la polizia. C'è un tizio, ha rubato lo zaino, un altro, ha iniziato a correre e tutti hanno iniziato a inseguirlo. Che strano. Devo dire che Playa del Carmen è molto turistica ed è molto carina, cioè è proprio tenuta bene. Allora, recensione veloce sui tour di Get Your Guide. Non è una sponsorizzazione, anzi ho dovuto pagare un sacco. Che però non è tanto, perché ieri sono andato a Chichen Itza e oggi sono andato a vedere un cenote, che sono quei pozzi nell'acqua, le rovine di Tulum, Playa del Carmen dove sono adesso, e una città dei Maya nella giungla. A spendere 50 euro, ho speso 45, poi c'era la tassa di 5 dollari, quindi 50 euro, è giusto, perché ti danno andata e ritorno in auto. Fanno vedere un sacco di cose, ci sono i biglietti per entrare nelle rovine già inclusi, che avresti dovuto pagare se fossi stato un privato. Ti fanno la guida, quindi ti spiegano le cose, ti danno il pranzo, ed è un pranzo buonissimo con tutte le cose messicane, buffet, olio benissimo. E incontri gente, e la cosa divertente è che sembra una gita scolastica, cioè quando noi facevamo le gite alle elementari, alle medie, era divertentissimo perché prendevi il pullman con tutti i tuoi amici, andavi in posti, vivevi la tua giornata in giro. Ed è la stessa cosa ma con sconosciuti. Tu prendi un pullman la mattina, conosci la gente e ci passerai tutta la giornata, ci fai il bagno insieme, pranzi insieme a loro e poi torni a casa. Secondo me sono soldi ben spesi questi tour, queste guide turistiche, perché alla fine ci sta. Straconveniente ed è un bel modo per visitare i posti, ovviamente turistico, ma è un bel modo per scoprire posti nuovi e farsi spiegare un po' la storia che c'è dietro. Adesso torniamo a Cancun e domani vado a Bogotà, in Colombia. La giornata di oggi finisce qua. Playa del Carmen bellissima.